Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e bentornati qui su Abandon Ship. Siamo all'episodio numero 6 già, credo. Allora, andiamo un attimo di nuovo in mare. Vorrei provare un attimo a vedere invece degli eventi di quelli standard, tipo questo qua. Che cos'è che succede qua? Ci sono due navi ferme vicine. Ah, uno dei due sono stati bloccati dall'altro, cioè sono stati, hanno vinto e li hanno legati come prigionieri e gli altri ci hanno visto spiare e pensano che siamo alleati degli altri e loro vengono a picchiarci. E quindi niente, semplicemente vengono a picchiarci, questo è quanto. Allora, tu vai qua, tu vai qua, tu... Carica questo, che spara qua. Ecco, bravo, ripara. Loro non cercano di allontanarsi. Ah, si arrendono. Ci proviamo. Oh, il capitano della nave salvata ci racconta la sua avventura. Ci hanno catturato e non abbiamo avuto modo di... cioè altro da fare che non so arrenderci o morire. Dopo gli abbiamo dato tutto e si sono preparati a saltare, questi qua ci hanno attaccato lo stesso. Non avevamo nient'altro da offrire, cioè non abbiamo niente da offrirti, solo la nostra eterna gratitudine, la promessa che un debito... verrà ripagato non appena ci incontreremo di nuovo. Da quello che vedi negli occhi della sua ciurma, pensi che non stanno dicendo una menzogna e ti allontani con rispetto. Ha diminuito il livello di ricercato. Ma il forte cosa... No, niente, semplicemente mi attacca se sono ricercato. Cosa succede qua? È un evento di che tipo? Boh, vediamo un po'. Ah, you look out as keen eyes, spotting a disturbance in the water a long way behind you. You look through your spyglass and confirm several water trails gaining on you. Something moving that quickly can only be the Halifron. Oh Dio. Abbiamo un mortaio? Sì che abbiamo un mortaio. Oh, siamo riusciti a ucciderli con un colpo di mortaio ben piazzato. Ottimo, però non è sceso il livello di ricercato. Allora, vorrei vedere un attimo questo evento invece qua, Dead Man's Spire. The island of Dead Man's Spire is covered by gibbets, swaying slightly in the coastal breeze. Moss contains skeletons. Covered in rugs, the flesh long picked clean by carrion birds. Some contain occupants that yet live. Only the worst criminals are incarcerated here to serve as an example to others. You've no doubt some are less than deserved of their prison thanks to the corruption of local officials. Nothing is stopping you from freeing one of the prisoners to join your crew, or your head be it. On your head be it. No, no, non voglio liberare nessuno di questi prigionieri qua.
Queste sono delle altre navi che... Boh, vediamo un attimo cosa succede. You approach a vessel, sails tattered drifting with no obvious purpose. No, non vogliamo attaccare, non sappiamo ancora se siamo cattivi o meno. Ok, boh, non è successo niente. A ship moves within range, and before you know it, they've opened fire. A lucky shot destroys the sick bay. You'll need to perform some mid-battle repairs before it will be usable again. Oh, cribbio. Ok, iniziamo con un malus. Ah, tu che sei bravo a riparare, vai a riparare qua. Tu carica il mortaio. Poi con questo spara qua. Tu spara il sartiame. E tu spara qua. Ok, allora si stanno avvicinando. Possiamo allontanarci un po'? No, si stanno avvicinando, non riusciamo ad allontanarci. Sì. Siamo allontanati un po'. Aia, che danno! Riparo di nuovo là, ok. Proviamo una volta questi qua a tirarli giù, vediamo cosa succede. Devi spegnere. Se ci guadagniamo di più o di meno. 37, ma no, ci avremmo guadagnato più o meno la stessa cosa. Dovremmo andare a ripararci un po' prima che ci arrivi un evento del culto addosso. Sempre se riusciamo. Ok, ripariamoci 31, va bene. Siamo 3, 14. Sì, siamo messi bene, ma non benissimo. Stiamo guadagnando più o meno quello che stiamo spendendo in riparazioni. Allora, andrei un attimo se riusciamo ad arrivare all'evento del culto prima che il culto ci capiti addosso. Your lookout yells a warning. Cult colors on the horizon. You look through your spyglass to analyze their movements and feel sure they are moving to intercept you. It's being cautious enough that you could most likely evade it if you act now. Sì, li picchiamo. No, per forza. Altrimenti vengono loro perché abbiamo un livello molto alto. Allora, aspetta. Proviamo a sparare qua dove c'è l'Alifron, che magari riusciamo a beccarlo, a fargli un po' di danni. E con il mortaio, anche in quella zona, tu carica il mortaio, ok. Allora cercano di venirci incontro, ma non ancora. Hanno preso parecchi danni là.
do una mano a caricare allora, intanto che... Sì, là. Dai una mano da riparare, visto che sei più bravo. Non vedo l'Arifron come sta, ma penso che sia ancora in ottima forma. Infatti. Ok, allora, tu qua, io qua, lui, il medico, va qua. No, questo non è il medico, scusami, questo è il medico va qua e tu vai a dare una mano qua. I microni qua in fondo non sono messi benissimo, in questo momento non è importantissimo, però. Ha preso un po' di danno, ma non troppo. Aia, è appena detto. Affondata. Forse salirci a bordo ci danno più loot, non lo so. 21, non è tanto 21, eh. È proprio pochino. Timer decreased, D1 però. Ah, possiamo spostarci, mi sa. No, scusa, voglio vedere... No, la world map, la mappa di... qua. Faccio un evento là, 7 di 7 li abbiamo fatti? Sì. Ah, abbiamo perso 30 di... vabbè. Qua dobbiamo andare, mi sa, eh. Ah, sopra saremmo andati in quella zona. Però noi... qua non si può più tornare perché l'hanno preso i cultisti, probabilmente. Allora, andiamo in su di qua. Intanto abbiamo sbloccato anche l'accesso a sopra, probabilmente dovremmo riuscire anche ad andare in là. E allora, zona nuova. Oddio, una fazione occupa questa mappa. Sconfiggere delle navi guardiane o dei forti, ridurre la loro influenza. Una volta che la barra è svuotata, apparirà un boss di fazione. Distruggi questo e la fazione verrà rimossa. Liberando ogni difesa delle coste. Ma non possiamo tornare. Scusami, non possiamo tornare indietro? Porca miseria. Allora, dei soldi. No, là ci vogliono molto male. Quindi, là è tutto distrutto. No, questo è un porto amichevole, ok. Le cinque isole sono situate in una laguna ricca di pesci. Abbastanza da sostenere un porto in una delle isole circostanti. Sono abbastanza ricchi. Ok. However, some recent calamity must have occurred. A pall of smoke lingers above the archipelago. Smoke pouring from three of the ports. The harbor you enter is reasonably empty of ships. And as you moor, you are welcomed by an official who informs you that they're always open for business, unlike their northerly neighbors. You're not entirely sure what he means, and proceed into the port. Sicuramente ci sono due fazioni, queste qua sono quelle neutrali, amichevoli, gli altri sono dei cattivi. After mooring up on the docks, you give permission for the crew to commence shore leave. What business will you attend to? Allora, andiamo un attimo a vedere se possiamo riparare la nave, 15 ci costa, che è abbastanza. Però, allora, qua avete delle robe nuove? Sì, acid bomb, catapult, surshot. Ah, questo. Allora, carica veloce e molto accurato, specialmente lontano. Fa poco danno, però, allo scafo, alle sezioni.
è molto preciso, vabbè, però fa poco danno. Runshot cannon that can cause fire to start. Low damage to hull and sections. No, 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 non voglio questi. Water pumps. Ma noi ce l'abbiamo già le water pumps. Advanced crow nest. Già ce l'abbiamo. Automatic water pump. Fichissimo. Costano un sacco. Partial armor plating that reduces the damage by 10%. Questo non è male. 100. Però se ci riducono del 10%, a lungo andare ci risparmieremo. Mi sa che è una cosa che posso valutare, effettivamente. Take reinforcement. The deck in this section have been reinforced. Make it able to sustain more damage. No, ok, però non. E che spendo meno se è meno facile danneggiarmela. Il problema è che queste upgrade penso che restino su questa nave. Allora, abbiamo detto che vogliamo comprare quella da 800, vero? Sì. Ci permette parecchi cannoni in più, una persona in più. Sempre gli stessi upgrade slot. Questa ne ha di più? No. Sempre gli stessi alla fine. Sì, da quelle piccole a quelle grandi. Ma facciamo che per ora ce la teniamo così. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa prima che venga distrutta e poi comprarne un'altra. Anche se le automatic water, la hull air armor non mi dispiacerebbe. Un 10%. Però 10% vuol dire poi che cosa? Che ci risparmio 1,5 volta? Ok, però su tante volte magari. Sono davvero molto indeciso. No, facciamo un'altra cosa. Facciamo che andiamo a curare il tizio all'apothecary qua. Ci hanno dato dei soldi, tra l'altro. Curiamo il tizio dell'apothecary e poi ci penseremo più avanti. Così almeno lui è a posto e se guadagnano esperienza salgono di livello. Tra l'altro non so come funziona la salita di livello per la gente, però ha detto che possono guadagnare esperienza e salire di livello, quindi. Teniamoci per ora il resto così. Però, allora, chiaramente c'è una storia più a fondo. Ma, since the fall, tensions over Lagoon grew. Warfare in the Fire Isle. Southern Tern and Norsted remains. Their warlike neighbor, who the official claims it's to blame for much of the strife, has sent ships to end the conflict in their favor. The problem is Southerton sent their own vessels to attack their rival, leaving themselves unprotected. The official laments that they thought when Norsted closed their port to outsiders, they felt it was the perfect time to deliver the killing blow. Ah, cribbio, quindi potrebbe anche essere che venga distrutto questo porto, magari. The official promises you a rich reward. Should you save the port? Looking at the other vessels scrambling, it's clear yours is the only one outfitted for serious combat. The ongoing conflict has practically bled all the island dry, and he assures you that except for a couple of vessels, the enemy fleet is comprised of ships that wouldn't stand up to yours. They're still enough to bombard Southerton into oblivion, however. You have a choice to make. Given their disparate situation, if you carry the day, you could make a pretty penny. However, you've only heard one side of the story. There's no telling whether Southerton is worthy of being saved. With time running out, you have to act now. Quindi questi sono un'altra roba, oltre al discorso di. Boh. Difendiamo il porto? Lo vedremo nel prossimo episodio.
Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.